Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e bene sì, sta arrivando l'estate, pur lentamente purtroppo, ma tra un po' ci rilasceranno e potremo andare al mare. L'anno scorso abbiamo conosciuto insieme uno sport acquatico fantastico che mi è piaciuto un sacco, che è il surfing, diciamo tra virgolette, con il SUP, che è una specie di tavola da surf gonfiabile, abbastanza rigida ma è fantastica perché si bilancia molto bene, e purtroppo era fine estate ma intendo sfruttarlo per bene quest'anno. Ma come al solito io sono appassionato dell'elettrico, quindi ci aggiungiamo un motore elettrico. Questo motore elettrico in particolare è compatibile con qualsiasi tavola da e-sup o addirittura anche il kayak. Si monta direttamente dove c'è la pinna di direzione, quindi molto facile da montare. Tra l'altro, anche se la scatola è grande, adesso capiremo il perché, comunque ha delle dimensioni contenute, 30 cm x 21, pesa solamente 2,5 kg e ha una potenza di 240 watt, ha una batteria agli ioni di litio da 3 celle circa 8 ampere ora e supporta il quick charge, quindi 2-3 ore la carichiamo completamente. La batteria dura addirittura 60 minuti se siamo alla velocità minima, ma se siamo alla velocità massima di 6 km all'ora durerebbe massimo 30 minuti, 6 km all'ora che sembrano lenti ma in realtà sull'acqua sono veloci, e trasportabile anche sugli aerei. Arriva anche con un dispositivo di sicurezza magnetico, eventualmente se uno dovesse cadere dal SUP si stacca il magnete e smette di andare il motore, altrimenti ci troviamo noi da una parte e la nostra tavola da SUP da un'altra parte. Funziona tramite il telecomando in dotazione, ci danno anche una protezione per l'acqua per appenderlo al braccio. Beh, apriamolo subito, vediamo come arriva, cosa arriva all'interno, e poi andiamo al mare a testarlo. Nella scatola abbiamo una borsa semi rigida, arriva anche con il manuale di istruzioni in inglese, tedesco, francese e anche spagnolo, ma purtroppo non c'è in lingua italiana. Abbiamo anche una piccola guida allo stoccaggio delle batterie, ecco qua dicono di ricaricare le batterie dopo ogni uso. Sì, in realtà bisogna ricaricarle se sono scariche al massimo, però bisogna stoccarle quando la batteria al 50-60%, e qua ovviamente avvisano anche di controllare ogni 6 mesi il livello di carica della batteria, eventualmente rabboccare un pochino fino al 50%. Bene, vediamo subito cosa arriva all'interno della borsa, che sono molto entusiasta anch'io. Ah, eccolo qua il super motore, la batteria e il controller all'interno di questa scatola che dovrebbe essere resistente all'acqua. Qui abbiamo il telecomando con la custodia impermeabile, apriamo, vediamo il telecomando come si presenta. Sul telecomando abbiamo tre bottoni: accensione e spegnimento, velocità minima, velocità massima. Abbiamo il caricabatterie da 12,6 volt 5 ampere addirittura, con questo connettore particolare che dovrebbe essere resistente all'acqua per ricaricare la batteria. Abbiamo anche il supporto magnetico con il cavetto che attiva disattiva il motore, così da non perdere la tavola eventualmente se dovessimo cadere si stacca. Ed eccolo qua il nostro motore a turbina, che come abbiamo detto si aggancia direttamente dove va la pinna sotto il kayak o anche lì su, con la sua sicura identica alla pinna degli SU. Qui abbiamo il cavo sempre impermeabile di alimentazione del motore, che va connesso alla batteria, e il controller ovviamente è impermeabile. All'interno della scatola abbiamo questi elastici con dei ganci per fissare la batteria nella parte superiore posteriore del SUP o anche del kayak. E proviamo subito il motore. Prima di tutto dobbiamo ovviamente agganciare il sensore magnetico, che è questo. Non è magnetico, non si attacca magneticamente, ma ha incastro, però ha all'interno un sensore magnetico per sentire se c'è o non c'è. Bene, una volta fatto questo proviamo la prima velocità, ha una bella coppia, infatti mi ha fatto tremare tutta la mano. Proviamo la seconda velocità, ok, non lo faccio andare tantissimo perché questi motori di solito non bisogna utilizzarli al di fuori dell'acqua, se no si surriscaldano
tantissimo e quindi è preferibile non utilizzarli se non sono immersi nell'acqua. Beh, ovviamente bisogna leggere anche il manuale di istruzioni, e che farò sicuramente subito perché non vedo l'ora, e ci vediamo al mare con la prova di questo bellissimo aggeggio. Come al solito vi lascio il link a coupon sconto nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.